Eccoci, vi diamo il buongiorno anche oggi dalla pagina Facebook di Young Digitals. Nostro ospite è Rosy Russo, che saluto subito. Ciao Rosy. Rosy, mi senti? Pronto Rosy? Abbiamo qualche piccolo problema d'audio. Pronto, buongiorno. Mi senti? Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti. Era andata via un attimo la tua voce. Ok, Io ho adesso mi sentito a senti, scatti, Rosy? scusami. Nessun problema. Ci siamo, mi senti? Pronto, Rosy, mi senti? Pronto? Alberto. Sì, mi senti? Sì, ti sento. Ottimo, ce l'abbiamo Eccoci. fatta. Ok, qualche piccolo problema di sincronizzazione, però ora ci siamo. Rosy, ti presento subito. Intanto ti ringrazio per la Benissimo. disponibilità. Siamo felici di Un saluto a ospitarti. tutti, a chi è collegato con noi. Siamo felici di ospitarti qui nel nostro format dei webinar Half an Hour. Giovedì scorso abbiamo ospitato Giorgio Camuffo e Simone Bramante, i primi ospiti esterni del nostro progetto, che ha visto coinvolte tutte le persone del nostro team interno, sia nostro di Young Digitals che dei nostri colleghi di Acquagruppa Milano. Rosy Russo, come già ci abbiamo presentato online e sul programma del sito, tu sei la l'ideatrice e la presidente di Parole Ostili, da cui è nato il manifesto della comunicazione non ostile e il Festival Parole Ostili di Trieste, che quest'anno avrà la sua quarta edizione. Come ho avuto modo di accennarti, io sono un grande fan del vostro festival, del vostro manifesto. E anche diverse persone in agenzia vi seguono. Sono stato tra l'altro con un collega 2 anni fa proprio a Trieste, a quella che era la seconda edizione del festival, e questo manifesto della comunicazione non ostile, abbiamo perso Rosy per un attimo, adesso vediamo di risolvere le problematiche tecniche. Nel frattempo posso approfittarne per proiettare il manifesto della comunicazione non ostile. Rieccoci che Rosy sta per apparire. Ciao Rosy di nuovo. Allora Alberto, fino adesso è andato tutto benissimo. Abbiamo Va fatto tutte le prove e mentre siamo in onda cade la linea. bene. Vabbè, recuperiamo, dai, va Anche bene. per dopo, se eventualmente cade la tua linea, basta ricliccare sul link Ora, e appariamo di nuovo. Come ti dicevo. Anzi, come dicevo al pubblico, nel frattempo ho proiettato il manifesto della comunicazione non ostile, questo decalogo che è nato in forma collaborativa, grazie all'aiuto di numerose aziende, agenzie e altri autori. Il festival che giunge alla quarta edizione quest'anno, racconteremo come è nato, come si è evoluto e come si proporrà quest'anno, visto che l'edizione sarà per forza di cose in streaming l'8 e il 9 maggio. Voi avete avuto anche dei riconoscimenti a livello nazionale, anche con un premio da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, quindi diciamo siete conosciuti a livello nazionale e avete ormai un nome che si è fatto riconoscere. Un attimo ancora di attesa, purtroppo oggi abbiamo qualche piccola problematica tecnica. Ciao Rosy, rieccoci. A posto, non lo so se Benissimo.
scusatemi tantissimo, ma non so, qui c'è la Bora, Trieste, direi che è colpa della Bora, facciamo così. Bene Rosy, io nel frattempo sono riuscito a presentare un pochino per sommi capi quello che è il manifesto della comunicazione nello stile, quello che è il vostro progetto, però ovviamente sono stato molto sintetico e quindi vorrei lo presentassi tu per capire quando è nato, quando è nata l'idea, l'intuizione di questo manifesto e come è arrivato oggi ad essere conosciuto in tutta Italia, ad avere un festival, a coinvolgere istituzioni, scuole, aziende, mondo dello sport, mondo della scienza. Ok, allora, parte tutto da veramente da un'intuizione, chiamiamola così. Allora, mi presento, io sono lavoro nel mondo della comunicazione, come voi, tra parentesi, sono una creativa, ho un'agenzia e quindi circa 3 anni e mezzo fa, era estate, ricordo benissimo, nei primi di agosto, abbiamo cominciato a interrogarci sul perché e anche sul fastidio di ritrovarsi spesso online a gestire magari la comunicazione nostra o dei nostri clienti e ritrovarsi fake news, ritrovarsi hate speech, ritrovarsi quelle parole scomode o quelle offensive. Ecco, da questo fastidio, chiamiamolo così, o da questa fatica personale, allora ci siamo detti, ma perché non provare a fare qualcosa per migliorare questo mondo che amiamo, perché la rete è un luogo bellissimo, è un luogo dove potenzialmente si possono fare degli incontri anche importanti, lavorativamente e personalmente. E così, grazie al background, diciamo, di progetti che avevo seguito già in precedenza e che mi avevano vista coinvolta con diverse persone a livello nazionale, ho mandato il 14 agosto, ricorderò sempre, il 14 agosto di 3 anni e mezzo fa, una mail dicendo alle persone che, come dire, facevo fatica di fronte a queste parole che allontanano, che fanno male, e piuttosto perché non provare a costruire qualcosa insieme, appunto per crescere su questo e sensibilizzare le persone su un utilizzo anche delle parole giuste. L'ho fatto questa mail, che poi era un messaggio su Messenger, insomma, così, varie modalità, e l'ho mandata il 14 agosto, immaginando che pochi mi avrebbero risposto. Invece c'è stata una risposta molto molto bella, per cui al ritorno dalle ferie, sono stata via una settimana, di circa quell'80 di persone a cui avevo mandato questo messaggio, avevano risposto praticamente tutti, disponibili a creare qualcosa insieme. Da lì è nata un giro di mail importante, perché abbiamo provato a rispondere a 3 semplici domande, che era proprio riguardo all'utilizzo della rete, a cosa di bello ci vogliamo trovare, a cosa non ci piace. E lì, fatto sintesi di questi tantissimi messaggi, sono nati i primi 9 principi. Questi 9 principi però ci siamo detti che se dovevano essere per la rete, dovevano essere scritti anche con la rete. Allora li abbiamo messi online, abbiamo chiesto alle persone di partecipare, di mandare nuovi contributi, ne sono arrivati veramente migliaia. Da lì una nuova sintesi, i principi a quel punto erano 24, li abbiamo fatti votare e il 17 febbraio del 2017 li abbiamo presentati a Trieste nel primo festival di Parole Stili, in cui c'era Gianni Morandi, c'era così una serie di testimonial. Gianni Morandi, che è stato un esempio anche di, come dire, di un linguaggio, come dire, non ostile in rete, visto che è stato uno dei primi personaggi nuovi che con i social si è divertito anche a moderare i termini, smorzare le tensioni. Infatti, guarda, la cosa bella è stata questa, perché da subito ci siamo detti, ma chi potrebbe essere, no, la persona che rappresenta il bello della rete e i modi gentili? E tutti a dire appunto Gianni Morandi, ma Gianni Morandi era inavvicinabile, cioè chi conosce Gianni Morandi? Allora, grazie ad un amico, siamo riusciti ad avere una mail del suo agente. E io ricordo che a settembre, tieni presente che il festival noi poi l'abbiamo, il manifesto l'abbiamo presentato a febbraio, ho subito scritto a questo agente dicendo che mi sarebbe piaciuto raccontare a Gianni Morandi, e ho scritto in prima persona, come se parlassi direttamente a Gianni, questo progetto. Mai avuto risposta. A gennaio, una sera, mi è arrivata una telefonata
in cui Gianni Morandi mi dice: Ciao, sono Gianni, no? Io ero il Rignone, dico: Ma Gianni chi? Non conosco nessuno. Ah, Gianni Morandi. E da quella volta mi dice, appunto, mi ha raccontato che ci aveva seguito, perché noi eravamo già usciti sui social, stavamo cominciando a raccontare il progetto. E così mi ha detto: Ma se non ti dispiace, ogni tanto ti chiamo, così mi racconti come va. E così l'ha fatto per le settimane successive, fino ad arrivare alla settimana prima di Parole Ostili. E lui aveva anticipato e mi ha detto: Guarda, io non riuscirò a venire a Trieste perché sono impegnato in quel periodo. E ho detto: Vabbè, grazie comunque. Insomma, era stata la mia risposta. Se non che a 3 giorni dall'evento, lui mi ha detto: Ma sai cosa, Rosy? Prendo l'auto e vengo, però non dirlo a nessuno. Cioè, questa è stata la sua cosa. Ho detto: No, dai, perché sennò dopo pensano che io vengo così, per quello che sono, per il fatto che sono un cantante, non perché credo in questo progetto. E così l'abbiamo annunciato solo quella mattina. È arrivato con la chitarra e. Appunto, per chi c'era sa che è stato veramente delizioso, dico, perché alla fine si è messo anche a cantare, comunque ha presentato lui i 10 principi. Posso immaginare. Quindi mi pare di intuire che l'intuizione è stata, da un certo punto di vista, anche semplice, forse. C'era qualcosa che mancava in rete, avete cercato di colmare questa mancanza, ideando appunto questo manifesto. Assolutamente sì, guarda, è stato proprio questo, è stata una veloce intuizione, è stato anche forse, sai, lo diciamo noi in agenzia che e l'abbiamo condiviso in quel periodo, esistono quei momenti nella vita in cui magari ti viene anche chiesto un po' di restituire, no? Il bene che hai ricevuto. Allora, noi abbiamo un lavoro bello, divertente, penso che lo condividi perché lo fai come me e quindi ecco. Avere la possibilità di portare avanti un progetto che va oltre anche come dire, l'aspetto solo commerciale, ma che in qualche maniera porta avanti anche dei valori in cui credi, o comunque il desiderio di migliorare il luogo in cui abiti, ecco, questa è stata forse la leva anche più bella e quella che ci ha permesso anche di aggregare tante persone intorno a noi, perché alla fine, come saprai, è nata una bellissima community, che pian piano è cresciuta. Quel 17 febbraio è stato l'inizio, in fondo, di un viaggio di questo manifesto, che pensa oggi è tradotto in 31 lingue. Questo per dare anche l'idea di come dire, la rete non ha proprio confini. Sì, è un'idea locale partita da Trieste, diventata nazionale, però ovviamente Assolutamente, vedere andata. comunque su scala globale era naturale. Esatto. E ti dico, da lì è partito questo viaggio che dapprima è approdato nel mondo della scuola e dell'educazione. Da subito il ministero, la ministra l'aveva abbracciato, abbiamo organizzato un grosso evento con quasi 30.000 giovani coinvolti, sono subentrate le insegnanti che chiedevano materiali, allora a quel punto anche lì come fare community con gli insegnanti? Abbiamo chiesto loro di preparare insieme delle schede didattiche, per cui oggi, ad oggi ci sono più di 200, sono più di 200 e permettono a qualsiasi insegnante di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia, a fare lezione con i bimbi o con i ragazzi in qualsiasi materia. E questo è stato un lavoro però fatto anche a più mani. Tutto quello che produce Parole Ostili, e questo per noi è un grande orgoglio, non è mai frutto di un pensiero unico o di poche persone attorno a un tavolo o lavoro di ufficio. Ma è sempre, sempre fatto in collaborazione. Alle volte è più faticoso, come immaginerai, però il risultato non può essere che migliore, insomma, perché la somma delle diversità non può che essere un progetto che riesce a dare voce e risposta alle tante sensibilità. E io credo che questo manifesto alla fine abbia questo grande, grande pregio. Da un lato, quello che hai detto tu. Siamo arrivati in un momento in cui forse c'era bisogno, allora quel pizzico di fortuna di inserirsi anche in un vuoto, ecco, in qualcosa che mancava, e dall'altra parte però anche la bellezza di sapere che lì dentro sono rappresentate tante realtà, tante voci e tante sensibilità. E terza cosa, ultima, e qui ringrazio anche chi ci ha dato una mano in questo, in primis Anna Maria Testa, ma insomma anche altre persone. Come vedrete, il manifesto è scritto in maniera molto, molto semplice, volutamente. È semplice, ma questo non significa che è superficiale, anzi, dietro ogni principio ci sono
ci sono delle categorie del comunicare, cioè ogni principio ha la sua categoria del comunicare, ha le sue regole, ha i suoi richiami anche pedagogici, se vuoi, però questo principio, questo manifesto lo può leggere un bimbo di 6 anni e ci dà la sua interpretazione, come lo può leggere il professore universitario di 50 e ne dà la sua, il dirigente d'azienda e dà la sua, eccetera, eccetera, no? Quindi ecco, è quella semplicità, ma che è un modo molto diretto semplicemente per arrivare al cuore delle persone. A mio avviso è molto particolare, forse unico, sia per il carattere partecipativo che ha preso subito il progetto, sia per il carattere universale, quindi non soltanto facilmente traducibile in diverse lingue, trasportabile ovunque, ma anche trasversale a tutte le fasce d'età. Sì, anche questo, infatti ne siamo particolarmente contenti perché si lavora con il manifesto ovunque, ovunque, vi dico, dalle scuole alle aziende, in famiglia, perché no? Ci sono padri che hanno detto, per affrontare il tema una bellissima mail, la ricordo ancora, di un padre che ci raccontava che si era seduto sul divano con i figli una sera e aveva deciso di leggere insieme a loro i principi. Perché c'erano delle cose che, come dire, andavano sistemate anche nella gestione, no, dei loro social, del loro stare in rete, ed era stato bello confrontarsi, ed è molto semplice farlo, perché poi se ci pensi, quando siamo abituati noi, o anche i ragazzi in particolar modo, a parlare di queste cose, no? Del nostro stare in rete, del comportamento o delle scelte che facciamo quando stiamo in rete. La rete la usiamo generalmente. Ma non è che stiamo mai a pensarci troppo su come lo facciamo. Allora, questo è un progetto, e così arriviamo un po' alla sintesi di tutto, che lavora proprio sulla sensibilizzazione delle persone e vuole in particolar modo accompagnare la loro consapevolezza che la rete è un luogo che ormai noi abitiamo, e anche in questi giorni ci stiamo rendendo conto che cioè è un luogo importantissimo perché ci sta un po' salvando, insomma. Che sia per lavoro, che sia anche per gli affetti, se vuoi, per salutare i nonni o gli amici, insomma. Tanto più in questi giorni il manifesto si mostra in tutta la sua forza, che Sì. ci stiamo rieducando a utilizzare uno strumento che già era presente nelle nostre vite e che adesso dobbiamo utilizzare in maniera ancora più forte e più consistente. Infatti, guarda, c'è una cosa che mi ha colpito, ma sono diverse le scuole, i dirigenti scolastici che ci hanno scritto dicendo che hanno aperto la prima lezione della didattica a distanza facendo con i ragazzi una riflessione sul manifesto e dicendosi che, visto che il luogo era nuovo per tutti e visto che le regole scritte non c'erano, perché non prendere il manifesto come, ecco, le regole, tra virgolette, i confini. Così, per stare in questo periodo in cui ci si vede attraverso uno schermo, ecco. Quindi sicuramente bello, bello anche questa dimensione qua. Sì, io freno un po' il mio entusiasmo nei confronti del manifesto perché mi ha detto non troppi complimenti, ma in effetti è qualcosa che lascia il segno già soltanto a leggerlo la prima volta e sono felice che oggi possiamo ospitarti e poterne parlare anche in questo nostro contesto di questi webinar di Half an Hour che sono nati proprio con l'idea anche noi come agenzia di condividere qualcosa, in questo caso il nostro know-how di agenzia con le specifiche come dire, expertise verticali sulle varie cose che riusciamo a fare e che facciamo da anni per poterlo appunto anche noi farlo in maniera condivisa e partecipativa. E la vostra presenza oggi avvalora ancora di più il nostro progetto perché aggiunge un pezzettino in più. Rosy, poi volevo chiederti, proprio in vista di questo festival dell'8 e 9 maggio, in cui mi ha già segnato inizio anno la data in rosso per venire, però poi ho detto no, non si può più venire. Voi subito, già da un paio di, da un pochino, forse da un paio di mesi, avete detto ok, rivediamo un po' tutto quanto e come stanno facendo in tanti, dire, cerchiamo di declinarlo in versione completamente digitale, in streaming. Vuoi presentarci un pochino come è stata questa rielaborazione del palinsesto e cosa ci sarà in questa edizione? Allora, com'è stata? Ti dirò che è stata un po' faticosa.
E siete ancora al lavoro? No, vabbè, da subito, guarda, ci siamo detti una cosa. Se, come ben saprete, il primo principio del manifesto dice virtuale reale e noi siamo un po' i paladini di questa cosa, la crediamo profondamente. Allora, nel momento in cui ci siamo detti no, non sarà possibile vedersi e abbracciarci a maggio, perché alla fine, come dire, questi festival di Paralostili sono anche un bellissimo momento di incontro tra amici, perché, come dire, Paralostili avvicina tante sensibilità e quando tu capisci che le persone che sta avvicinando la pensano come te e quindi immaginano una rete che abbia determinate caratteristiche, nasce quell'empatia e anche quella voglia anche di lavorare, collaborare e confrontarsi che ha quel pizzico in più, dico io, ecco. Quindi al di là di questo ci siamo detti, va bene, allora Paralostili ci sarà, ma come? Non vi nascondo la fatica di smontare un evento che doveva essere veramente quest'anno molto molto grosso, più grosso degli anni scorsi per le tante partnership anche che sono nati nell'ultimo anno, insomma, e le possibilità, e dire ok, con semplicità, un'edizione che noi definiamo fatta in casa, ma non per svilire quello che sarà il prodotto finale, ma per raccontare il sapore con cui verrà fatto. Le cose fatte in casa hanno quel di più di forse di affetto o di cura di quello che si prepara, no? E questo vorrà essere il nostro Paralostili. Dopo ci auguriamo che anche tutti gli aspetti tecnici e tutto il resto ci accompagni. Chiaro. Detto questo, funzionerà così: sarà su 2 giornate, un po' come sarebbe dovuto essere, diciamo, dal vivo. Il venerdì inizieremo con un momento con le scuole, quindi già l'anno scorso noi avevamo proposto alle scuole di tutta Italia di partecipare da remoto, lavorando con una scheda del nostro manifesto che avevamo preparato ad hoc, in classe. Quindi quella mattina noi eravamo a Trieste, ma in tutta Italia si è stati con noi lavorando su quella scheda. E tieni presente che avevamo circa 80.000 ragazzi che ci sono stati, ecco. E quest'anno faremo una chiamata dicendo ok, ma quella mattina alle 9:30, perché non ritrovarci e perché non provare a immaginare il ritorno a scuola, no? Quindi quando a settembre rivedrò i miei compagni, come saremo, come sarà la scuola, come saranno gli insegnanti e come saremo noi ragazzi. E vorremmo appunto organizzare una diretta con quanti più studenti e insegnanti avranno voglia di stare con noi. Infatti è un tema Poi, caldissimo questo proprio della gestione sì, guarda, che poi guarda, più che il problema della scuola in questo periodo lo sappiamo perché stiamo facendo molti webinar, accompagniamo, come dire, gli insegnanti, eccetera. Non è tanto forse nei suoi aspetti più pratici e tecnici, per cui capiremo se sarà mattina, mattina e pomeriggio, le distanze, eccetera. Il problema adesso è proprio di una scuola che ci deve essere a casa, di una scuola che in qualche maniera deve accompagnare i ragazzi che stanno subendo anche loro questa quarantena, ognuno con le sue fatiche, una scuola che continua a dare ritmo alle giornate dei ragazzi e soprattutto degli insegnanti che devono imparare ad essere come dire, dei punti di riferimento che forse è usare la didattica più per stare con i ragazzi che per insegnare qualcosa, no? Ecco, questo è fondamentale. Quindi a settembre, quando ci si rivedrà, si farà i conti anche con questo, no? Quanto la scuola è stata in questo periodo nella vita dei ragazzi e quanto ha contato. Poi, in quella mattina, noi immaginiamo un'apertura verso le 11 in cui daremo il benvenuto. Ecco, ci sarò io e ci sarà qualcuno con me che darà il benvenuto a questa nuova edizione. E poi partiranno dei momenti. Generalmente in presenza noi abbiamo i cosiddetti panel che affrontano le tematiche dei vari ambiti in cui abbiamo declinato il nostro manifesto, tra cui ad esempio le aziende stesse, e che saranno appunto dei momenti legati al mondo dell'innovazione, al mondo della scuola. L'innovazione probabilmente potrebbe essere con noi anche la ministra, io faccio parte di quella task force sul late speech, ma in quel frangente in particolar modo, come dire, affronteremo il tema della tecnologia.
la tecnologia ci curerà da questa pandemia? Ecco, questo è un grande tema, si sta parlando di app in questi giorni, infatti. Nel pomeriggio invece, proprio di quel venerdì, affronteremo il tema della scuola, appunto questa scuola che verrà, non lo faremo più con i ragazzi, ma lo faremo con gli insegnanti. E anche qui, appunto, è prevista la presenza della ministra Azzolina. Alle 17:30 un focus nel mondo del giornalismo. Allora, cosa la stampa ha scelto di raccontare e non raccontare in questo periodo? È un altro tema molto caldo, la responsabilità di quello che si è raccontato e quello che appunto non si è raccontato. Alle 7 di sera, alle 19, un focus sulla politica, il difficile dialogo con i cittadini durante questo periodo lo sperimentiamo sulla nostra pelle, quanto sia difficile, quanto sia stato faticoso e quanti errori probabilmente si sono fatti nella comunicazione. Ecco, tra noi che ci occupiamo di questi temi, forse può essere ancora più, come dire, più evidente, no? E infine un momento serale alle 9:30, in cui, perdonatemi il termine, ci sarà un attimo di cazzeggio, si chiamerà Parliamo e Nerdiamo, in cui diciamo, si affronterà un po' il tema anche dello sport e degli e-sport, e lo faremo su una piattaforma, appunto. Il giorno dopo invece avremo due appuntamenti, il primo, anzi scusate, tre appuntamenti, il primo che riguarderà la religione, nel senso che Papa Francesco è stato illuminante in questo periodo, o se non altro è stato un grande punto di riferimento. Allora, più che di religione, appunto di questa comunicazione anche legata a quello, sì, a come la Chiesa Cattolica, alla risposta di tanti sacerdoti, ma appunto alla risposta del Papa, che è stato un uomo da un lato di fede, ma anche un grande politico in questo periodo. E quindi questo lo vorremmo affrontare. E il sabato affronteremo anche il tema dei social media. Quindi quell'hashtag io resto a casa diventerà, proveremo a capire come queste storie e questi personaggi hanno fatto o non hanno fatto la differenza online, ma sappiamo che appunto le narrazioni sono state veramente tante. Nel pomeriggio invece la presentazione del manifesto della comunicazione non ostile per il mondo dell'inclusione. Un lavoro molto importante che stiamo portando avanti da mesi, in cui abbiamo coinvolto veramente centinaia tra personalità, associazioni, chiunque lavori, aziende anche nel mondo dell'inclusione, e quindi avremo una nuova declinazione, 10 principi declinati con queste sensibilità. Mi pare di capire che questo lockdown, non ha più permesso di svolgere l'evento fisico, e questo è risaputo, non ci sono più eventi in giro in questi mesi, però da un certo punto di vista ha, come dire, alzato l'asticella dell'attenzione su tutte queste tematiche, cioè ha enfatizzato l'importanza di ogni aspetto, diciamo, trattato dal manifesto. Quindi la cosa positiva è che, diciamo, sta portando alla luce una serie di tematiche, di problematiche e di gestioni che sono importantissime oggi, che erano importanti anche prima e forse erano un po' messe in secondo piano. Sì, sicuramente, diciamo che ci siamo sbattuti contro, ecco, volente o nolente ce le hanno perché se vuoi tutto questo utilizzo delle webcam, delle videochiamate sono risultate necessarie e non eravamo poi così pronti, se ci pensi. Pensiamo al mondo della scuola, ma anche tante aziende, insomma. E ti dirò che comunque porta le sue fatiche, non solo la tua esperienza, Alberto, ma dico che Rosy fa ogni tanto fatica a passare le giornate davanti con questa modalità qua, insomma. Per noi la tecnologia è sempre stata un potere da utilizzare. Ovviamente eravamo abituati a fare anche un mix tra questo e delle interazioni fisiche, delle presenze fisiche ad eventi con i clienti, tra di noi nei brainstorming di gruppo. Era Certo. molto bello anche quello ed era la parte anche più, non dico ludica, ma piacevole del lavoro. Poi noi Certo. magari siamo stati come agenzia digitale. Con facilità siamo riusciti a riadattarci in poco tempo, anche se si sente che la vita è un po' cambiata, quindi non è così semplice anche per noi. No, no, è vero. Anche noi, cioè, come agenzia non ho niente da dire, anzi, insomma,
anzi, ringrazio chi con me lavora perché si lavora tantissimo e ognuno ci mette il suo. Però se ci pensi a fine giornata, se tu vuoi vedere, salutare tua madre e tuo padre, riaccendi la telecamera, no? E ti metti nuovamente davanti. Allora forse questa è la fatica di cui un po' parlavo, no? O quella capacità che bisogna avere in questo periodo di riuscire a dire alle persone a cui vuoi bene di farlo magari anche con lo sguardo, no? Cioè, è attraverso questo che sta passando il nostro sguardo, qualche parola, e quindi le parole sono davvero importanti, perché mancano altri sensi, no? In questo periodo che non passano. E quindi queste cose qua, un po' la mimica e poi soprattutto le parole, sì, vanno dosate nella maniera giusta e cercando di far passare quell'affetto anche così. Non è facile, non è semplice e non è immediato, anche se ci stiamo un po' più abituando. Io, Rosy, vuoi poi passare a una tematica che riguarda anche noi più da vicino come agenzia lavorando con le aziende? Quindi il manifesto della comunicazione non ostile per le aziende, ci sono aziende che si sono approcciate a voi, voi state andando a fare delle consulenze in varie aziende, senza far nomi, che tipologie di aziende incontrate nel vostro percorso? Chi vi contatta per la comunicazione esterna verso il cliente finale, per la comunicazione interna, che anche quella è molto importante? Che esperienza state avendo in questi anni? Guarda, noi siamo partiti un paio d'anni fa dicendo, ok, ai ragazzi, se noi vogliamo divulgare il manifesto, come lo possiamo fare? Vabbè, nelle scuole ci arrivi, ai ragazzi ci arrivi, ma agli adulti come ci arrivi? Allora l'idea è stata, beh, ci arrivi attraverso le aziende, quindi se tu fai della formazione nelle aziende, tutto sommato alle persone ci arrivi, in maniera anche molto trasversale, perché non si fa distinzione. E così abbiamo creato un percorso didattico. Quello è stato l'inizio delle nostre collaborazioni con le aziende, che si è da subito, come dire, da subito è stato un percorso che ha funzionato, perché anche questo è molto stile parole ostili, quindi molto semplice, molto immediato, molto esemplificativo. Lavora proprio come ti dicevo, sulla consapevolezza delle persone. Perché nel momento in cui tu sei consapevole di qualcosa, allora diventi responsabile, no? Quindi ti si accende quel faro e stai attento alle cose che fai. Ecco, allora questo percorso che parla indifferentemente alle persone, ma parla perché? Perché ciascuno di noi ha dei profili social, ciascuno di noi probabilmente ha a che fare direttamente o indirettamente con un ragazzino che ha uno smartphone in mano. Sia nipote, figlio o altro. E ciascuno di noi lavora in un'azienda che può avere o non avere una social media policy. Ecco, partendo da questo, proprio riprendendo i 10 principi, siamo entrati nelle aziende a raccontare questo. E questo, se pensi, è la parte di comunicazione interna. Cioè, noi in questo momento abbiamo due tipi di approcci. Uno, lato HR, diciamo così, no? Quindi ci sono delle aziende che ci chiamano e ci dicono: ci piacerebbe fare delle cose con voi per sensibilizzare i nostri dipendenti su determinate tematiche. E possono essere in generale sul manifesto, possono essere i temi magari calati un po' di più anche per i genitori delle aziende, quindi facciamo degli affondi su quella che è la realtà appunto dell'essere genitori, faticosa onestamente, e nascono dei veri e propri percorsi. Magari sono anche dedicati perché per qualcuno creiamo delle videopillole, per qualcuno creiamo dei video, per qualcuno facciamo dei test, insomma, a seconda un po' delle esigenze. O se no, siamo anche in presenza, assolutamente. Dall'altra parte, invece, ci sono delle aziende che ci hanno contattato e hanno detto: va bene, proprio perché crediamo, nei vostri valori, li condividiamo profondamente, perché non fare un progetto insieme? Allora qui posso anche fare dei nomi e cognomi perché insomma siamo usciti insieme e anche con grande piacere a partire da aziende come IKEA, ad esempio, che lo scorso anno per il Safer Internet Day, eravamo a febbraio, ha deciso appunto di fare non solo un evento in presenza in una scuola, insomma, raccontando di questa sensibilità che poi aveva un'esperienza fisica anche negli store. Ma con loro abbiamo creato un metro, fisicamente un metro, che voleva misurare la sensibilità dei ragazzi al tema del cyberbullismo. E quindi attraverso un test in 10 puntate, rimandando ogni singolo test ad uno dei principi, ecco, è diventato un esercizio molto bello che le scuole continuano a fare nelle classi,
questo metodo è stato divulgato in migliaia di classi e quindi questa è stata un'esperienza. Ma poi, non so, ti posso raccontare di Netflix, l'esperienza più recente, eravamo a fine gennaio per lanciare una nuova serie, ci hanno coinvolto nell'analizzare più di 7.000 insulti nei confronti delle donne, perché questa nuova serie riguardava proprio delle streghe e quindi riprendeva il tema che se attualizzato poteva richiamare proprio gli insulti nei confronti delle donne in questo periodo. Allora attraverso questo progetto li abbiamo aiutati ad analizzare questi insulti pesantissimi presi dalla rete, Facebook, Twitter, Instagram, e nel momento in cui le persone poi attraverso un'installazione a Milano che hanno fatto potevano segnalarli, siamo stati noi tramite proprio con le piattaforme nel segnalare questi insulti, ecco. Ma poi ti potrei parlare di altri progetti, Paluani sotto Natale, insomma, quindi un euro per ogni parola d'odio nei loro confronti, insomma, o altre cose simpatiche che ci piace progettare proprio insieme a chi ci contatta, insomma. Okay. Ed è bello perché tu domandavi chi sono queste aziende o che caratteristiche hanno. Hanno le caratteristiche di assomigliarci o comunque di essere simili, no? Di avere quella sensibilità di cui accennavo all'inizio. Ecco, non tutte le aziende lo fanno. Lo fa chi crede che determinati valori comunque sono importanti, o che stare in rete con le giuste parole, con il giusto atteggiamento, con il giusto stile, tanto per stare nel nostro gioco di parole o stile, no? Può fare la differenza. E io credo profondamente che lo fa, perché le aziende che hanno determinate attenzioni sono percepite diversamente sia dai propri clienti che da chi ci lavora dentro. Ed è un altro modo di lavorare. Poi, tanto più adesso in questo periodo di Covid-19, comunque le parole sono ancora più importanti e tutte le aziende, anche quelle abituate già a comunicare in maniera virtuosa, si sono trovate di fronte alla necessità di trovare un nuovo registro linguistico. Quindi immagino in questo contesto le parole stanno diventando ancora più importanti. Non so se qualche azienda vi ha già contattato per capire come gestire questo periodo di crisi inaspettato. Assolutamente sì, ci sono delle aziende che ti dico in un verso o nell'altro, quindi sia nella cura del rapporto con i propri collaboratori, che è molto bello, perché se ci pensi, siamo tutti in smart working, o tantissime aziende sono in smart working, ma questo ha cambiato la nostra vita, sia nei ritmi, sia nella convivenza, perché tanti collaboratori magari hanno famiglia e quindi, come dire, si fa lavoro, si lavora magari con un bimbo in braccio, bisogna capire quali sono i tempi giusti o capire anche come accompagnare lo stare a casa dei ragazzi. Allora certi progetti, per esempio, sono per questo, sono per aiutare la consapevolezza dei genitori sia nello stare con i ragazzi davanti allo schermo, quindi tanti di loro fanno lezione a distanza oppure stanno con gli amici in chat, ma quali sono le regole di queste chat? Allora è un percorso formativo per genitori che devono accompagnare i figli e dall'altra parte invece banalmente anche con dei materiali per far passare del tempo ai propri figli, ok? Quindi questo è uno degli approcci e dall'altra parte invece c'è qualcuno che sta immaginando di raccontare questo periodo proprio ponendo l'accento su quello che dicevi tu, le parole, quindi l'importanza delle parole. E vedremo appunto se ne uscirà qualche progetto a breve. Bene, bene. Beh, immaginavo che eravate pronti ad affrontare anche questa emergenza. E un'ultimissima domanda, visto che siamo stati perfettamente nei tempi, anche un po' oltre, ma le cose da raccontare erano davvero tante. L'ultima domanda è... immagino tu sei di fronte ormai da anni a problematiche della rete, a hate speech, a tante cose brutte da vedere. Queste cose ti feriscono ancora o ti permettono di reagire in maniera ancora più forte? Con che sentimento le stai affrontando? Guarda, entrambe le cose. O forse proprio perché continuano a ferirmi, allora è sempre più forte la voglia di cambiare, no? Di aggregare, ecco, io credo che la cosa più bella di Parole Ostili sia questa forza di aggregare le persone, di essere community, ma realmente,
cioè qualsiasi tipo di problema noi intravediamo, che sia in qualsiasi mondo, perché come saprai questo manifesto è declinato per il mondo delle aziende, per il mondo della politica, delle istituzioni, dello sport, della scienza, per i più piccoli. Ecco, qualsiasi idea ci venga, qualsiasi sensibilità o provocazione ci arrivi, anche quelle da pugno nello stomaco, come dicevi tu, ecco, il bello è che abbiamo una rete a cui chiedere aiuto. E quindi che siano collaboratori del mondo della comunicazione, del mondo della scuola, di altri mondi o di altre sensibilità, ecco, unire tutto questo fa sì che nascano le risposte che proviamo sempre a dare. Sì, ed è bello, ecco. È faticoso, ti dico la verità, forse non Immagino. è sempre facile. Poi è un progetto che va avanti con le sue gambe, va avanti con le tante collaborazioni, insomma, non abbiamo chi ci sostiene in maniera proprio così, però è una bella sfida e ci crediamo profondamente, insomma. Siamo contenti che siamo in tanti a crederci e non è un caso che oggi siamo qui a parlare insieme. Infatti, colgo l'occasione per ringraziarvi ancora, te in primis e tutta la vostra organizzazione. Io spero che qualcuno si sia avvicinato al manifesto perché magari non lo conosceva e che qualcuno in più si possa connettere con voi l'8 e il 9 maggio per le vostre dirette. Io a questo punto, Rosy, ti saluto, ti ringrazio ancora. Prima di Grazie lasciarci, ricordo che domani abbiamo e anche nel resto della settimana altri webinar. Domani tocca a un altro ospite che è Pier Mattia Vesani, CEO di Ukido, una software house di Padova, e parleremo di tecnologia, che come la tecnologia ci sta aiutando in questo periodo, e in particolare parleremo di come comunicare la tecnologia in maniera corretta per farla comprendere meglio alle persone. Anche lì le parole sono importanti nel comunicare tanti aspetti della nostra vita che magari diamo per scontati, quando invece oggi che ci stanno arrivando addosso tantissime cose, vediamo come prima non fossimo così attenti a tutti gli aspetti della vita. Certo. Rosy, grazie ancora, un saluto Grazie a voi, affettuoso. a te e a Ci lui. Con sentiremo sicuramente e anche noi saremo piacere. connessi per il festival. Va Buona bene. giornata ancora e a presto. Ciao. Grazie, buona giornata. Ciao ciao.